Allora, buongiorno a tutti. Come purtroppo state seguendo la situazione così a livello nazionale, a livello anche di gestione della didattica a distanza della scuola di mediazione, si sta rendendo sempre più difficile e continuiamo in questo clima, ahimè, non particolarmente rilassante, quello che è il nostro ciclo di lezioni. Nelle lezioni precedenti, appunto, abbiamo visto un po' un'introduzione al corso, abbiamo parlato sostanzialmente un po' di quello che è il primo autore di cui andremo poi oggi a leggere altre cose, che è Eugenio Montale. Abbiamo letto il suo saggio, appunto, Stile e Tradizione, un saggio che è considerato per molti aspetti programmatico, d'accordo, di quello che sarà poi la grande produzione del nostro Montale. Allora, Montale, come già dicevo nella lezione precedente, è ormai largamente considerato il poeta più rappresentativo del Novecento italiano. Per molti aspetti, la critica gli ha voluto contrapporre talvolta Ungaretti, cercando talvolta anche di procedere in un certo senso così per antinomie, potremmo. Di fatto, Montale, rispetto a quello che è il suo contemporaneo Ungaretti, rappresenta molto meglio quello che è un sentire diffuso in tutta la classe intellettuale italiana dell'inizio del Novecento. Quello che è il desiderio di ritornare alla tradizione, senza però, diciamolo semplicemente, essere tradizionalista. La ricerca dunque di Montale va nella direzione palese che abbiamo già più volte dichiarato della rielaborazione della tradizione. Siamo di fronte a una poesia che vuole usare dunque le forme della tradizione, lasciando però spazio a dei temi che sono sentiti come attuali, che sono sentiti come reali. L'attenzione di Montale si pone dunque su problematiche che sono appunto quelle dell'attualità. Vi è una lettura che possiamo definire problematica del reale. Non vi è mai, e in questo insisto, corrispondenza tra quello che è il singolo adulto, il poeta, e la realtà in tutte le sue manifestazioni. Troviamo dunque un autore che si pone esattamente al contrario di quanto aveva suggerito D'Annunzio col panismo. D'accordo? Allora, rispetto però ad altri poeti contemporanei, Montale, ricordiamo, anche in parte imboccato una strada che poi ha abbandonato, che è quella della poesia crepuscolare. Ricordiamo la linea ligure. Ricordiamo appunto Guido Gozzano, Camillo Sbarbaro, che sono stati amici e punti di riferimento per Montale. Montale mostra una maggiore e più efficace coerenza. Cos'è che caratterizza la poesia di Montale? Una tenuta etica di fondo, una cifra stilistica tesa verso l'alto. Si è parlato di cifra altotragica in merito, che è capace di far emergere una sorta di domanda, di interrogazione sul senso profondo dell'esistere, che viene espresso in un'elevata compattezza formale. Dunque, la ricerca di Montale rifugge quello che è il livello basso crepuscolare e diventa una ricerca alta, che porta avanti appunto a livello stilistico un'elevata compattezza formale, ma allo stesso tempo cerca di discostarsi dagli eccessi appunto letterari tipici dell'ultima poesia della fine dell'Ottocento per cercare di parlare di quelli che sono i temi dell'attualità dei primissimi anni del Novecento. Montale, di fatto, non dà delle risposte, soprattutto non le dà, soprattutto negli Ossi di Seppia, non le dà nella sua prima opera poetica, e non riesce mai a raggiungere una sorta di sistematicità. D'accordo? Quello che interessa soprattutto la prima fase della riflessione montaliana è il rapporto che ha con i classici,
I classici per Montale vanno attraversati, e in particolare il grande classico con cui Montale si deve confrontare è D'Annunzio. D'Annunzio rappresenta per tutti i poeti della generazione appunto degli anni 20, potremmo dire, un punto di riferimento scomodo per molti aspetti, ma imprescindibile. Non si può prescindere da D'Annunzio. Gli ossi di seppia in tutta la loro costruzione si possono vedere come una continua, lunga risposta, un dialogo che poi porta costantemente a risposte differenti con quella che è la poesia di D'Annunzio, con quella che è la poesia sostanzialmente dell'Alcione, per intenderci. Montale che fa in sostanza? Propone situazioni, propone scene che sono già state vissute da Leo D'Annunziano, però secondo moduli che dall'eccezionalità e dal gigantismo ritornano a quella caducità che invece caratterizza appunto l'uomo dell'inizio del Novecento. Il percorso montaliano, dunque, prende quelli che erano stati spunti da Annunziani e si sposta verso una poetica sempre più legata all'oggetto, sempre più legata a quello che è l'oggetto spesso simbolico, che poi porterà, vedremo, a quelle che sono le occasioni. Le occasioni si discostano poi da quella sorta di legame diretto con la realtà che ancora aveva caratterizzato gli ossi, ma delle occasioni poi parleremo in seguito. Già appunto, ritornando agli ossi di seppia, dobbiamo ricordare un aspetto. Per quanto riguarda la costituzione appunto della raccolta, per quanto riguarda il pensiero di Montale come espresso all'interno di questa raccolta, non possiamo prescindere oggi dalla conoscenza, dallo studio del cosiddetto quaderno genovese. Montale infatti ci ha lasciato numerose testimonianze che sono state pubblicate solo dopo la morte, dunque sono studi abbastanza recenti questi. Sempre si parla degli anni Ottanta, chiaramente. Abbiamo appunto numerose prose, raccolte di appunti, materiali vari, che sono state edite nel 1983, che mostrano come Montale in quel periodo stesse riflettendo sul ruolo appunto della poesia e delle arti. Sappiamo in particolare qual era la biblioteca di Montale. Vi figurano autori come Schopenhauer, Bergson, fondamentale della riflessione sul tempo, Boutroux, Renzi. Ricordiamo che in quel periodo Montale ha partecipato anche alla Prima Guerra Mondiale e ha conosciuto una delle figure che diventerà più importanti poi all'interno del panorama critico di quegli anni, che è il critico letterario Sergio Solmi. Sergio Solmi avrà un ruolo fondamentale appunto nella biografia di Montale e lo seguirà lungo tutta la sua esistenza. Comincia appunto al ritorno dalla Prima Guerra Mondiale quello che è considerato nella biografia di Montale il cosiddetto periodo delle scelte. Periodo delle scelte che poi si rivelano di fatto per Montale delle non scelte. Quello che caratterizza appunto Leo Montaliano di fronte al gigantismo, potremmo dire quasi eroico, di D'Annunzio è quello che è l'inettitudine. Inettitudine intesa anche in senso etimologico come essere né apti, non capaci, non adatti appunto di fare qualcosa. E i personaggi degli ossi di seppia sono quasi sempre identificati come degli inetti, dei deboli, degli incapaci sostanzialmente, dei personaggi che di fronte alla vita non sono in grado di portare avanti una propria linea, di prendere una decisione. D'accordo? Vedremo che forse l'eroe di questa raccolta lo potremmo identificare in Arsenio. Arsenio è una delle poesie che appunto andremo a leggere nelle prossime settimane. Allora, come dicevamo, la scelta di questo personaggio dell'ineto trova sicuramente dei paralleli estremamente interessanti in molti altri autori dello stesso periodo, a partire dai personaggi di Saba, ai personaggi di Svevo. E ricordiamo anche che in quel periodo Montale frequenta Bobby Baslen, uno degli altri personaggi che lo metteranno in contatto con quello che è il mondo culturale, in particolare dell'ambiente triestino. L'Italia di questo periodo, ricordiamolo,
è un'Italia ancora molto frammentata dal punto di vista culturale. È un'Italia in cui non vi sono quei grandi centri di cultura che poi diventeranno successivamente Firenze e Milano. Un'Italia che è appena uscita appunto dal primo conflitto mondiale ed ha ancora parecchie difficoltà in termini di comunicazione, di pubblicazione. Il periodo appunto degli ossi, della formazione degli ossi di Seppia è dal 20 al 24 all'incirca. Si tratta di un periodo appunto di elaborazione intensa e di grande riflessione. E appunto, prima di arrivare a quello che è il nucleo decisivo degli ossi di Seppia, Montale tenta diverse strade come abbiamo appunto già visto prima. La seduzione per certi aspetti del crepuscolarismo è innegabile in questa fase. Di fatto, quello che caratterizza però la poesia di Montale, come abbiamo letto appunto in Stile e Tradizione, è un intento di tipo etico, è un intento di tipo morale. Quello che fa rinunciare a Montale, a quelle che erano le facili seduzioni della poesia crepuscolare, è proprio l'intento, quasi il senso di dovere nei confronti della cultura italiana, di andare a fornire qualcosa di diverso. Ricordiamo quell'affermazione fondamentale: lo stile ci verrà dal buon costume. E proprio Stile e Tradizione è il testo che è pubblicato sul Baretti, la rivista di Gobetti, nel 25, diventa appunto in un certo senso il manifesto degli ossi di Seppia, che sono caratterizzati tutti appunto da questo rapporto tra stile e buon costume, con implicazioni di tipo liberal borghese, ma che di fatto diventano potentemente antifasciste. Cioè in questo caso stile e buon costume diventano null'altro che la simboli, rappresentazioni concrete dell'antifascismo di Montale. Antifascismo che diventerà quanto mai concreto quando Montale, vedremo, si esporrà firmando il manifesto degli intellettuali antifascisti. Ovviamente quello che caratterizza la riflessione letteraria del Montale di quel periodo è anche la riflessione appunto sulle forme della tradizione. La tradizione è imprescindibile, ricordiamo quanto scritto appunto nel saggio di cui abbiamo prima parlato. La tradizione è imprescindibile e allo stesso tempo però la tradizione non può più bastare. La tradizione non può più essere vista come vuoto sistema di forme, vuoto guscio retorico all'interno di cui inserire appunto, colare di volta in volta sensi nuovi. La tradizione va rivista dall'interno. E il risultato finale sarà appunto quello che è un po' la sintesi che negli ossi di Seppia troviamo, la sintesi efficacissima che caratterizza questa raccolta. Compattezza formale, ricerca stilistica, ma allo stesso tempo aspetto retorico totalmente dissimulato. Dunque, al di fuori di quelli che sono i discorsi teorici, da cosa sono caratterizzati gli ossi di Seppia? Contatto diretto con la realtà. Presenza di un io poetico, di un soggetto che è debole, è inetto, ma allo stesso tempo è in un atteggiamento di ricerca, atteggiamento di difficoltà nel dialogo con la realtà. Uso approfondito e ricercato della retorica tradizionale che viene però dissimulato costantemente. E viene dissimulato come? Ad esempio, dal punto di vista metrico, gli ossi di Seppia rifuggono le forme chiuse. Si ritorna dunque a quello che era la stagione leopardiana del verso libero per molti aspetti. Ricordiamo che pochi anni prima un autore come Pascoli aveva portato avanti una ricerca formale raffinatissima. Montale sente questa ricerca formale come trita, come consunta, come qualcosa di non più attuale. Rinuncia a questa ricerca, ma allo stesso tempo non rinuncia alla grandissima raffinatezza dello stile. Le rime vengono spesso dissimulate, vengono poste all'interno del verso, sono estremamente ricercate, la grande prevalenza dei versi è quasi sempre endecasillabica, ma senza voler dare l'impressione di un rigore formale. Quello che caratterizza dunque gli ossi di Seppia è questo continuo oscillare tra
ricercatezza formale da un lato e innovazione, dunque un linguaggio che apparentemente è semplice, ma di fatto mostra un'estrema complessità. Emerge un lavorio stilistico che va ben al di sopra di quello che noi apparentemente possiamo vedere. Emerge un lavorio stilistico che spesso passa dalla ricerca del lessico più preciso, che viene però spesso contaminato. Troviamo dunque il lessico aulico della grande tradizione letteraria che viene messo a contatto appunto col lessico più moderno. Troviamo una metrica che rifugge dalle forme chiuse, ma ritorna molto spesso alle forme più tradizionali. Troviamo appunto un uso insistito del fonosimbolismo, per esempio. Fonosimbolismo che Montale impara, che Montale per molti aspetti mutua a man bassa da D'Annunzio. Il magistero d'Annunziano, da questo punto di vista, non passa inosservato. Il magistero d'Annunziano trasmette tantissimo, però tutto quello che trasmette a livello stilistico viene rivisto, viene riletto dal punto di vista nuovo di un autore che si vuole confrontare con i problemi della sua contemporaneità. Un'altra cosa nuova, appunto, che caratterizza Gli ossi di seppia è la struttura. Cioè, sostanzialmente, gli ossi, che noi spesso leggiamo in modo del tutto antologico, cioè noi spesso gli ossi li leggiamo come se fossero alcune, una raccolta di poesie che poi non ha un filo conduttore, in realtà Gli ossi di seppia sono di fatto un'opera strutturata con un ordine logico ben preciso e voluto dall'autore. Allora, gli ossi sostanzialmente hanno un testo introduttivo in limine e poi hanno quattro sezioni. Movimenti, dove troviamo i testi più eterogenei, gli ossi di seppia veri e propri, che sono caratterizzati da testi molto brevi e di fortissima densità semantica. Poi troviamo la suite di Mediterraneo, dove troviamo appunto dei pezzi più lunghi e distesi, un'ultima sezione intitolata Merigi e ombre. Chiude la raccolta il testo Riviere, che ha un tono appunto che presenta una sorta di guarigione del poeta da questo percorso appunto che ha attraversato. Nell'edizione odierna, nell'edizione che noi oggi possiamo leggere, troviamo un altro testo, che è Arsenio. Arsenio, appunto, viene pubblicata solo nel 1928, aggiunta in coda agli ossi di seppia, e infatti costituisce quello che è una sorta di ponte tra gli ossi di seppia e le occasioni. Arsenio, appunto, poi ne riparleremo perché appunto è uno dei testi su cui ci soffermeremo, però vi basti sapere che è un testo che ha goduto addirittura di una traduzione in inglese di Mario Prats per la rivista The Criterion. E Arsenio chiaramente chi è? Non è altro che uno degli pseudonimi con cui Montale allude a se stesso, a Eugenio appunto. Di questo andremo poi a dire. Gianfranco Contini, uno dei critici appunto che più volte citeremo nel corso di queste lezioni, utilizza per Montale quella che è una categoria interpretativa che ormai è diventata quasi proverbiale: far cozzare l'aulico col profano, ossia cercare di riportare quello che è la letteratura più alta, retoricamente più ricercata, alla dimensione più umana, più concreta. Apro una breve parentesi, abbiamo parlato di edizioni. Quando si parla di edizioni, in questo caso edizioni critiche, ho parlato prima di opere postume, e visto che stiamo parlando appunto di un esame di letteratura in cui si affronteranno varie problematiche di questo tipo, merita forse aprire una piccola parentesi ora sul concetto di edizione critica. Allora, che cos'è un'edizione critica? Un'edizione critica è un'edizione che è stata condotta da un filologo, non un critico letterario, da un filologo, dunque da un editore critico, e che si pone l'obiettivo di restituire quell'opera nella versione più vicina alla volontà dell'autore.
Questo vi lascia già capire una cosa: l'edizione critica ha senso solo ed esclusivamente quando siamo di fronte a opere che non sono state pubblicate con la volontà dell'autore. In questo caso, dunque, degli Ossi di Seppia, noi abbiamo una prima edizione e una seconda edizione con dei cambiamenti che sono voluti dall'autore. D'accordo? Per quali autori della letteratura italiana contemporanea abbiamo l'edizione critica? L'esempio tipico, ricordo, all'esame lo chiedo sempre, Beppe Fenoglio. Perché? Perché Il Partigiano Giorni, la sua più grande opera, è stata pubblicata dopo la sua morte. E dunque molti problemi che andremo ad affrontare a tempo debito non si possono dirimere se non con una riflessione appunto di tipo critico fatta dagli autori. D'accordo? Allora, ritorniamo al nostro Montale a questo punto. Allora, vi proietto il testo di Falsetto. Allora, il testo che vedete appunto qui proiettato è il testo che avete anche nella dispensa che vi ho dato come link da poter scaricare. Dunque lo potete seguire ora qui mentre ve lo leggo, oppure lo potete poi riguardare anche con calma, stampandovelo come preferite. Allora, innanzitutto, chi è la protagonista di questo testo? È una ragazza di cui noi poi non abbiamo particolari informazioni biografiche. Molto spesso negli Ossi di Seppia, nelle occasioni, alla bufera, compaiono delle donne che ricorrono, delle donne che hanno un ruolo fondamentale, e compaiono poi delle comparse. Esterina è una di queste comparse. Sicuramente Montale ha avuto appunto un invaghimento per lei. E qui si parla di un momento in cui lei e il poeta sono al mare. Le tendenze, come dire, i ricordi d'annunziani di questo testo sono numerosissimi e li vedremo pian piano. Ed è come, per molti aspetti, se ci fosse un d'annunzianesimo proposto e un d'annunzianesimo negato. Cioè, di fatto, troviamo un personaggio che è pienamente d'annunziano, che è Esterina. Ed è d'annunziana perché è una ragazza di 20 anni che non ha la consapevolezza di quello che è la vita. E troviamo invece un personaggio adulto e disilluso, che è il poeta. Esterina. I 20 anni ti minacciano, grigiorosa nube che a poco in sé ti chiude. Ciò intendi e non paventi. Sommersa ti vedremo nella fumea che il vento lacero addensa violento. Poi dal fiotto di cenere uscirai adusta più che mai. Protesa un'avventura più lontana l'intento viso che assembra l'arciera Diana. Salgono i venti autunni, t'avviluppano andate primavere. Ecco, per te rintocca un presagio nelle elisie sfere. Un suono non ti renda, qual d'incrinata brocca percossa. Io prego sia per te concerto ineffabile di sonagliere. La dubbia dimane non ti impaura. Leggiadra ti distendi sullo scoglio lucente di sale al sole bruci le membra. Ricordi la lucertola ferma sul masso brullo. Te, insidia giovinezza, quella, il lacciolo d'erba del fanciullo. L'acqua è la forza che ti tempra, nell'acqua ti ritrovi e ti rinnovi. Noi ti pensiamo come un'alga, un ciottolo, come un'equorea creatura che la salsedine non intacca, ma torna al lito più pura. Hai ben ragione tu, non turbare di ubbia il sorridente presente. La tua gaiezza impegna già il futuro ed un crollar di spalle, di rocche e fortilizi del tuo domani oscuro. T'alzi e t'avanzi sul ponticello esiguo sopra il gorgo che stride, il tuo profilo si incide contro uno sfondo di perla. Esiti a sommo del tremulo asse, poi ridi,
è come spiccata da un vento, t'abbatti fra le braccia del tuo divino amico che t'afferra. Ti guardiamo noi della razza e chi rimane a terra. E questa è una delle poesie forse più significative degli Ossi. Troviamo appunto due posizioni etiche distinte, quella della ragazza e quella del poeta. Ma il titolo qual è? Falsetto. Falsetto, in ambito musicale, indica proprio un canto fatto da un uomo con la voce di una donna. Dunque, il titolo allude già a questa sorta di gioco di ruoli. Esterina, i 20 anni sono quelli che lei ha, grigiorose a nube, che a poco in sé ti chiude. Notate questa nube appunto grigiorosa, di questo colore particolarmente ricercato, che è quello che poi richiamerà appunto la fumea, ossia la schiuma del mare che la riavvolge. Ciò intendi e non paventi. Sommersa ti vedremo, dunque noi a breve ti vedremo sommersa nella fumea, in questa sorta di schiuma che il vento, perché sono al mare, dunque c'è la schiuma del mare che viene di volta in volta lacerata, lacera o addensa, violento. Poi dal fiotto di cenere, notate come questa schiuma del mare viene ora assimilata a cenere e lei ne esce adusta, estremamente ricercato questo lessico. Quella che è un'esperienza quotidiana viene dunque apparentemente nobilitata, molto dannunziana questa cosa. E lei viene paragonata a Diana, la dea appunto della caccia. Salgono i 20 autunni. Qui 20 può avere un doppio significato, quello del 20 come numero, ma anche quello dei 20 che soffiano su di lei. T'avviluppano andate primavere. Notate l'effetto allitterante. Ecco per te rintocca e in rima con brocca. Estremamente ricercata dal punto di vista fonico questa parte del testo. Notate invece come il cambio di suono verso le liquide nella seconda parte, concerto ineffabile di sonagliere. Un suono non ti renda, qual d'incrinata brocca percossa, per cui il suono coi termini in occa, con le dentali, coi suoni rigidi da un lato, e dall'altro questo suono particolarmente dolce delle sonagliere. La dubbia dimane non ti impaura. Cos'è che lei non, da cui non è spaventata? La dubbia dimane, l'incertezza del domani. Leggiadra ti distendi. Notate di nuovo l'effetto allitterante. Scoglio, sale, sole. Dà un senso proprio di serenità questo verso. Ricordi la lucertola ferma sul masso brullo. Lei viene assimilata a elementi molto semplici e immediati della natura. Sembri una lucertola sul masso brullo, te insidia giovinezza. Quella il lacciolo d'erba del fanciullo. L'acqua è la forza che ti tempra. Notate l'anafora dell'acqua, nell'acqua ti ritrovi e ti rinnovi con rima interna. Noi, e veniamo di nuovo qui alla posizione etica del poeta, noi ti pensiamo, dunque lui la vede come un'alga, un ciottolo, dunque qualcosa di naturale, come un equorea creatura. Qual è? Cosa vuol dire equoreo? Equoreo è un termine che deriva dal latino e sta a significare legato al mare. Sapete che i latini avevano una quantità enorme di termini, di lessico per indicare il mare. Equoreo sta a significare il mare equus, quando è piano, quando è pari. Invece il gorgo è il mare quando è arrabbiato. Cioè il mare piatto, il mare calmo è equora. Un equorea creatura, in questo caso, che cos'è? Una forma di sirena.
per cui lei sta subendo una sorta di metamorfosi che la porta ad avvicinarsi sempre di più a quelli che sono gli elementi naturali. Hai ben ragione tu. Apparentemente il poeta sembra dare totalmente ragione a quello che è la fanciulla. La posizione etica del poeta è diversa, ma lui capisce che la posizione di lei gli garantisce la serenità. Hai ben ragione tu, non turbare di ubbie, non turbare, dunque, non preoccupare con ubbie, con ugge, preoccupazioni. Notate questo effetto quasi cacofonico, questa rima interna sorridente presente, che sottolinea l'ingenuità di un presente sorridente. Montale ha la chiara percezione che il presente non può essere sorridente. Siamo negli anni 20, siamo in un periodo molto buio, siamo in un periodo in cui ci sono tantissime preoccupazioni. Dunque questo sorridente presente segna proprio l'ingenuità totale di questa fanciulla. La tua gaiezza impegna già il futuro. È un crollar di spalle, qui però c'è una scena raffinatissima. Lei facendo spallucce, dunque un crollar di spalle, dirocca i fortilizi, abbatte dunque le mura del tuo domani oscuro. Cosa fa? Questa ragazza ora fa una cosa di una raffinatezza e una semplicità enorme. T'alzi e t'avanzi. Notate l'effetto fonico del richiamo interno. Anzi, anzi, sul ponticello esiguo, sopra il gorgo che stride. Come dicevo prima, gorgo in questo caso è visto come il mare nella sua ferocia, nella sua minacciosità. Infatti stride. Il tuo profilo si incide contro uno sfondo di perla. Notate ora l'allitterazione in S. Esiti a sommo del tremulo asse. Poi ridi. Qui c'è una pausa forte e come spiccata da un vento t'abbatti fra le braccia del tuo divino amico che t'afferra. Dunque, Esterina è perfettamente trasmutata e si lancia tra le braccia del suo amico divino. Ti guardiamo noi, della razza, di chi rimane a terra. Notate questo distico finale in cui il poeta presenta appunto quella che è la sua posizione etica. La posizione etica di un uomo che invece non si è lasciato sedurre ancora da quello che è l'ingenuità della fanciulla e che tiene i piedi per terra, ma in senso negativo. Lui non è capace di avere un contatto diretto con la natura. Non ha ancora trovato, potremmo dire, quella che è la strada da percorrere. Allora, vi ho messo qui a fianco un testo proveniente da una raccolta di un poeta contemporaneo, un poeta intellettuale, nel senso che Alessandro Fo, l'autore di Mutazione in Angelo, è un professore ordinario di letteratura latina a Siena. Se qualcuno di voi ha avuto esperienza di studi senesi, ma l'ho anche conosciuto. Oltre all'attività di insegnamento, chiaramente di altissimo livello, scrive poesie in proprio. E in questo testo, dedicato a una delle studentesse, delle ragazze, appunto, che ha conosciuto, riprende un tema molto affine a quello che vediamo qui. Ed è il tema, appunto, del contrasto tra uomo adulto, anziano, e giovinezza. Quello che mi interessa farvi vedere è come alcuni artifici retorici, soprattutto l'allitterazione, vedete il suono azzurro, numerose allitterazioni e stilemi fonici, vengano recuperati con un fine che è molto simile a quello utilizzato da Montale. Il testo è molto semplice, molto breve, lo leggiamo rapidamente. La maglietta azzurra di quest'aspra ragazza chiusa, spigolosa, la trasfigura. Osa, quando si parla di rime appunto dissimulate, notate spigolosa, osa, qualche sorriso, qualche frase civile che la renda contigua
alla festevolezza primaverile. Tenta qualche appunto timido approccio che sappia avvicinarla alla festevolezza primaverile. La leggerezza, notate di nuovo l'artificio della rima interna, festevolezza, leggerezza del tessuto, il chiarore, la delicatezza, e di nuovo ritorniamo alla rima interna, con cui fascia il tenore atletico delle forme. Traduce in fascino, in torme, notate la rima, appunto, forme, dorme, chiarore, tenore, per cui le rime che vengono utilizzate ma vengono dissimulate. Siamo perfettamente nella linea che abbiamo visto fino ad ora, perché una tradizione poetica che non rinuncia a se stessa, ma apparentemente si mostra come spontanea, naturale. Il tenore atletico delle forme traduce in fascino, in torme di rondini, frotte di fiori, gli errori dell'inverno, del suo inverno. Per cui questa scena finale della trasmutazione, appunto, delle torme di rondini e delle frotte di fiori, di quelli che sono stati gli errori, appunto, dell'inverno, non è altro che la stessa cifra che abbiamo visto in Esterina. Questa diversa disposizione appunto d'animo tra chi osserva e chi invece, in virtù di questa enorme forza della gioventù, riesce in qualche modo a cambiare, d'accordo? Riesce in qualche modo ad avere un atteggiamento etico distinto e differente.